A nome della responsabile di agenzia, dottoressa Marina Spiridioni, del direttore provinciale di Frosinone, dottor Vincenzo Maria De Nictolis, e dei dipendenti dell'agenzia di Cassino, sento la necessità di rassicurare tutti gli utenti che in questa particolare e difficile situazione emergenziale hanno la necessità di avere risposte chiare relativamente alla presa in carico e alla gestione delle misure a sostegno delle famiglie, lavoratori ed imprese decise dal governo. In particolare, estensione dei congedi parentali, dei permessi per la legge 104, cassa integrazione ordinaria e in deroga, bonus del valore di 600 euro a sostegno di alcune categorie di lavoratori, e bonus babysitter. Si tratta di misure rivolte ad una vasta platea con un impatto previsto molto ampio, tale da rendere necessario un aumento delle risorse dedicate. I dipendenti INPS, che svolgono la loro attività da alcune settimane in smart working e che garantiscono l'erogazione di tutte le prestazioni, sono già vicine ai cittadini. E lo saranno ancora di più nei prossimi giorni, consapevoli delle difficoltà che stanno vivendo e che sta vivendo tutto il nostro paese. I cittadini devono essere certi che troveranno sostegno e interlocuzione nell'istituto, che in questo momento ha un forte ruolo di garante della tenuta sociale del paese affidatogli in questa emergenza. Mi sento in dovere di tranquillizzare tutti, anche a riguardo delle difficoltà di collegamento del sito dell'INPS nella giornata di ieri e che i servizi sono stati ripristinati. Saluto tutti, certo che insieme ce la faremo.